Recluso tenta il suicidio, lo salva la polizia penitenziaria, il cinquantenne italiano è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono buone. Operaio sbalzato da un mezzo meccanico a secchietto, trasportato all'ospedale dal 118, le sue condizioni non sono preoccupanti. Una foresteria per il personale ASL, Alex Acquedotti, incontro tra il direttore dell'Auretis e i sindaci bulgaresi, presto un sopralluogo e poi utilizzeremo i locali in via di urgenza. Simoni, il laghetto di Terra Nera, lo riqualificheremo noi, il sindaco di Porto Azzurro precisa, pronto un investimento da 170.000 euro. Buonasera gentili telespettatori, questa sera la nostra prima pagina è dedicata alla presentazione del progetto di digitalizzazione della Biblioteca Napoleonica avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dell'ideatore del progetto, lo Sheikh Mansur. Gli Archivi Nazionali degli Emirati Arabi Uniti hanno presentato nella giornata di venerdì 13 maggio scorso a Portoferraio nella residenza napoleonica della Villa dei Mulini, il progetto di recupero ed il miglioramento delle condizioni dei volumi della biblioteca di Napoleone, un'importante raccolta libraria donata dall'imperatore alla comunità di Portoferraio alla sua partenza dall'isola e in deposito permanente al Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche. A raccontare come è nata l'idea di questo importante intervento è stato Abdullah El Reyes, direttore generale degli archivi nazionali degli Emirati Arabi Uniti. Lo Sheikh Mansour era in viaggio in, con, okay. su, sul suo yacht, tra l'altro il proprietario del so Manchester City, was, uh, e vedendo his, qui la villa di Napoleone, York. è venuto su a visitarla ha visto che c'erano tutti questi volumi, ha saputo questi che questi eh, volumi sarebbero stati forse persi e allora lui ha detto, eh, chiamato direttore degli archivi nazionali, ha detto prova a fare qualcosa e vedi se eh, riusciamo a restaurarli questi volumi. Così è nato il progetto nel, 2000, sì, nel 2015. Questo è l'esito di un processo che è iniziato nel 2012 attraverso, partendo da un accordo internazionale tra lo Stato italiano e, lo Stato, e gli Emirati Arabi Uniti. Poi nel 2014 fu firmato proprio un accordo specifico tra gli archivi nazionali degli Emirati Arabi e il Ministero per i beni e le attività culturali affinché si partisse con un progetto di digitalizzazione e di manutenzione dei libri appartenenti alla biblioteca di Napoleone qui alla Palazzina dei Mulini. E questo è avvenuto, sta andando avanti molto bene, sta per essere concluso nel luglio, insomma luglio-agosto di quest'anno. È un progetto importante perché, come sappiamo, la, la, la dotazione libraria di Napoleone per, per la storia è di proprietà del comune. Di Portoferraio, ma sta qui nel, negli spazi che erano dei, della, sua, della sua biblioteca. E ne, la digitalizzazione è un passo importantissimo perché evita l'ulteriore eh, us usura dei, dei volumi perché vengono poi resi disponibili attraverso eh, postazioni informatiche, speriamo in futuro anche online, in maniera che non vengano proprio più presi in mano e toccati. Quindi, da un lato, questo risolve quella che per i libri antichi è un, un problema: quello di toccarli, aprirli, muoverli, appoggiarli. Dall'altro, avendoli poi. Messi in condizioni di conservazione ottimali con la manutenzione, non voglio dire un restauro perché erano abbastanza in buone condizioni, ma la manutenzione, il riordino delle, delle copertine, la spolveratura, l'eliminazione di eventuali muffe e di altri elementi, eh, una volta messi in queste condizioni, non essendo più toccati e utilizzati, restano eh, attraverso controlli periodici in, in perfette condizioni. Dire che sono gli unici oggetti che veramente ha toccato Napoleone durante la sua residenza all'Elba. Quindi avere la possibilità di digitalizzare l'intero materiale è un'operazione che innanzitutto è un'operazione diciamo, un di conservazione, perché questo vorrà dire che liberamente, sarà liberamente accessibile agli studiosi ma anche ai curiosi, ma non toccheremo più i volumi che quindi dopo questo intervento... Di manutenzione e di conservazione sarà rimesso nei suoi, nelle sue belle librerie senza che questo diciamo, possa comportare poi un, un uso eh, del, dei volumi e quindi con dei danni che si potrebbero creare. Un passo importantissimo che non è stato richiamato è quello dell'apertura oltre confini: la dimostrazione che la cultura va al di là di. De degli stati va al di là dei confini delle ideologie e io mi auguro che questa prima iniziativa possa trovare poi altri concreti campi di confronto. Il progetto è importantissimo e anche costoso, l'investimento non è di poco conto, quindi ci sono realtà importanti nel mondo, ma non è escluso che l'Elba con tutti i suoi piccoli tesori possa stimolare un altro rapporto proficuo per gli altri, perché allarghiamo l'orizzonte della cultura e per l'Elba. Roberto Marini, nella sua veste di assessore alla cultura del Comune di Portoferraio, credo che voglia sottolineare oggi questo momento storico per la città. Eh sì, questo è un momento storico, è un momento in cui eh, l'Eba si fa conoscere ancora meglio sotto il profilo culturale, è un'occasione che è stata creata dal nostro Ministero per i Beni Culturali eh, di concerto chiaramente con gli Emirati Arabi, ci danno una grande opportunità, avevamo un tesoro nascosto eh, da molti anni che pochi conoscevano, una biblioteca che l'imperatore eh, Napoleone ha lasciato alla città di Portoferraio, eh, l'abbiamo custodita come meglio potevamo, ma adesso eh, possiamo farla conoscere. Non solo agli Emirati Arabi, ma attraverso la loro collaborazione e la loro sensibilità è un patrimonio che possiamo pensare di offrire al mondo. Quindi eh, Napoleone per l'Elba è sempre stato un, non un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Oggi è ancora una volta un trampolino di lancio. This Start a brand new story now, my love. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only So... Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleelba. In apertura parliamo di, di un detenuto del carcere di Porto Azzurro che ha tentato il suicidio nella giornata di ieri è stato salvato dalla polizia penitenziaria. Il cinquantenne italiano è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono buone. Vediamo. Detenuto tenta il suicidio in una cella della casa di reclusione di Porto Azzurro ma viene salvato dalla polizia penitenziaria. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 17 maggio, il recluso, un italiano cinquantenne di origini fiorentine, ha tentato poco dopo le 17.30 di togliersi la vita nella sua cella attaccandosi al collo un rudimentale laccio e lasciandosi cadere. Per sua fortuna il suo tentativo è stato immediatamente intercettato dagli agenti presenti nel reparto. L'uomo è stato subito soccorso e liberato dal suo tentativo di autosoffocamento. Una autoambulanza della Misericordia di Porto Azzurro ne ha comunque disposto il ricovero precauzionale presso l'ospedale di Porto Ferraio dove è arrivato scortato dalla polizia penitenziaria intorno alle 18.30 già in buone condizioni di salute. Parliamo di un incidente che c'è stato questa mattina a Seccheto, un operaio sbalzato da un mezzo meccanico è stato portato all'ospedale, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sono fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni di un operaio di una nota ditta portoferraiese impegnata in lavori stradali a secchetto che è caduto questa mattina da una macchina operatrice. L'uomo intorno alle 10.30 stava lavorando con il proprio macchinario sulla sede stradale quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti è stato sbalzato sul selciato. Immediatamente soccorso e stabilizzato, l'operatore è stato portato da un'ambulanza della pubblica assistenza di campo nell'Elba presso l'ospedale di Portoferraio, dove sono state controllate le sue condizioni a seguito del trauma facciale e dorsale che aveva riportato. Sembra non ci siano a suo carico fratture, le condizioni sarebbero comunque buone, anche se resterà in osservazione presso l'ospedale di Portoferraio. Nel pomeriggio di ieri un camion ha sradicato quattro pali telecom a Rio Marina, ha tranciata anche la fibra ottica, la zona è senza telefono da ieri, anche se alcune segnalazioni che ci sono arrivate oggi pomeriggio in redazione parlano di un ripristino della linea. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Un camion dotato di braccio ha causato un grosso inconveniente ieri a Rio Marina, danneggiando i cavi Telecom. Molto probabilmente il mezzo era passato molte volte dalla strada che costeggia il villaggio Togliatti, ma per cause ancora imprecisate ha agganciato un cavo della Telecom, tranciandolo di netto. E non solo: nell'agganciarlo si è portato via, sradicandoli anche quattro pali che reggevano i cavi, tranciando anche la fibra ottica. L'incidente avvenuto alle porte di Rio Marina non ha causato feriti fra le persone che si trovavano nella zona, ma ha creato un disservizio perché la linea dei telefoni fissi e internet risultano interrotte nel paese. Nonostante i tecnici siano intervenuti immediatamente sul guasto, i lavori sono lunghi e le linee potranno essere ripristinate solo fra qualche giorno. Una foresteria per il personale ASL nella ex sede dell'Acquedotti. Se ne è parlato questa mattina all'incontro tra il direttore della ASL De Lauretis e i sindaci Elbani. Anna Bulgaresi dice presto faremo un sopralluogo e poi utilizzeremo i locali in via d'urgenza. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Un incontro all'insegna della collaborazione e un bilancio di quello che è stato fatto per l'ospedale Elbano. Oggi Maria Teresa De Lauretis, la direttrice generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, è arrivata all'Elbe ed ha incontrato la conferenza dei sindaci. È quello che aspettavamo da tempo, ha commentato la presidente della conferenza Anna Bulgaresi. L'aggiornamento dell'elenco della spesa che avevamo presentato a febbraio e devo dire che parecchi passi avanti sono stati fatti all'interno dell'ospedale, a partire dalle 13 nuove professionalità che ora fanno parte dello staff. Un discorso molto difficile, quello del personale. Legato anche alla presenza di una foresteria sul territorio. È questo problema che ha rappresentato la parte cruciale della discussione di questa mattina. Intendiamo parlare di un punto di appoggio per chi viene all'Elba nel periodo estivo, ha spiegato Bulgaresi, una decisione per lo più legata al fatto di avere una disponibilità di alloggio in estate a prezzi abbordabili. A fronte di questo c'è anche la disponibilità dei comuni ad utilizzare l'immobile dell'ex acquedotti di proprietà dell'ex unione dei comuni i sindaci presenti alla riunione di oggi hanno preso impegno perché questi locali possano essere essere utilizzati in via provvisoria ed urgente. Sono locali di tutti noi sindaci, ha spiegato il primo cittadino di Marciana. Nel giro di una settimana faremo un sopralluogo per capire quanti posti ha e lo metteremo a disposizione. Perché è inutile da parte nostra continuare a chiedere e non mettere nulla sul piatto. Ci sono persone disponibili a venire e ci dobbiamo attivare. Nella situazione di urgenza come siamo ora, al di là della parte di Marciana Marina che ha fatto un ricorso, se decidiamo di utilizzare quell'immobile lo faremo. Anna Bulgaresi ha precisato anche sulla nomina di Lippi che era avvenuta nei giorni scorsi. Ha detto no alle guerre. La presidente della conferenza dell'ELBA aggiunge l'ELBA sarà presente, si sta programmando l'area vasta e la nostra presenza è fondamentale. So che andrò contro ad idee vellitarie di guerra e lotta, ma penso che anche se avessimo annullato l'elezione di Lippi e avessimo rivotato, non sarebbe cambiato nulla. Anna Bulgaresi non intende fare la guerra, quanto deciso nella conferenza aziendale che, dopo la nomina dell'esecutivo, ha definito la sua composizione: quattro amministratori più il presidente, in maniera che il territorio di ogni ex azienda sia rappresentato. L'Elba non c'è, ma in ogni caso, anche se avessi buttato tutto all'aria sempre lì, sarebbe stato eletto presidente, commenta Bulgaresi: E poi al tavolo siamo 12 rappresentanti di distretto, e comunque bisogna vedere come sono i voti. In questo modo, comunque, si lavora bene, ugualmente. Bypassato questo primo momento, che non è di resa precisa bulgaresi, è stato approvato il regolamento di funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci. Ci verrà facilitata la presenza nella conferenza, termina il sindaco di Marciana, è prevista infatti anche la partecipazione in videoconferenza e può essere data delega ad amministratore di un altro comune. Questo non è un passaggio da poco perché vorrei che ogni volta l'Elba fosse rappresentata per dire la nostra. Si sta programmando l'area vasta e la nostra presenza è fondamentale. Bentornati in studio. Apriamo questa seconda parte parlando del laghetto di Terra Nera. Lo riqualificheremo noi, ha precisato il sindaco di Porto Azzurro, Luca Simoni. Dopo in merito alle acquisizioni di terreni del demanio da parte di altri comuni, Simoni dice è pronto un investimento da 170.000 euro. Il laghetto di Terra Nera è tutto nel comune di Porto Azzurro, a parte un tratto della sua delimitazione che confina con il comune di Riomarina. A fare questa precisazione il sindaco di Porto Azzurro Luca Simoni all'indomani delle notizie che riguardano acquisizioni di terreni e di immobili del demanio da parte di altri comuni. Anche il comune di Porto Azzurro ha ultimato le procedure di acquisizione del demanio di tutti i terreni interessati che insistono sul suo territorio, ha aggiunto Simoni. Al termine di un lungo lavoro portato avanti dal mio vice sindaco Angelo Banfi abbiamo ora la disponibilità di terreni di immobili delle ex zone minerarie da Capobianco ad appunto Terra Nera. La nostra intenzione è quella di procedere alla alienazione ed all'affitto di terreni ed immobili per i quali dovremo predisporre un bando che prevede la suddivisione dei proventi per il 75% al comune e per il restante 25% al demanio. Nel periodo di legislatura che ci rimane, ha detto ancora il sindaco di Porto Azzurro, investiremo comunque 170.000 euro per la bonifica del laghetto di Terra Nera che è una delle attrattive turistiche più importanti di tutta l'isola e non abbiamo abbandonato il progetto, ha concluso Simoni, di realizzare nella zona ex mineraria fra Reale e Terraniera un anfiteatro naturale che ci permetterebbe di riqualificare definitivamente quei luoghi, oggi selvaggi e affascinati, ma troppo soggetti ad abbandono ed incuria. Misurazioni gratuite della pressione al Molo Elba per eh, la dodicesima giornata mondiale dell'ipertensione, l'iniziativa si è svolta mercoledì e noi l'abbiamo seguita, vediamo tutti i dettagli in questo servizio. Si è svolta al Molo Elba la misurazione gratuita della pressione in occasione della dodicesima giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa dal titolo Impara a conoscere la tua pressione arteriosa. Il dottor Plinio Fabiani, direttore dell'unità di medicina di Portoferraio, con i medici e gli infermieri del reparto, in collaborazione con la Croce Rossa italiana, sono rimasti a disposizione della cittadinanza dalle 10 alle 18. Lo scopo è la sensibilizzazione su quella che è la prima causa di morte nel mondo in quanto fattore di rischio estremamente diffuso. In in questa occasione abbiamo intervistato il dottor Fabiani. La sensibilizzazione su un fattore di rischio estremamente diffuso, l'ipertensione arteriosa insieme all'ipercolesterolemia, al diabete, che sono ugualmente molto importanti ma non così diffusi. Infatti l'ipertensione interessa circa il 20% della, della popolazione italiana, quindi significa che su 60 milioni 15 milioni di italiani sono ipertesi. Ecco perché oggi, la giornata mondiale dell'ipertensione, viene focalizzata l'attenzione su questo fattore di rischio, che ovviamente interessando un'ampia fascia della popolazione poi è anche il fattore di rischio che si porta dietro la più elevata mortalità in termini di eventi cardio e cerebrovascolari. Non abbassare la guardia, e quindi diventare consapevoli e, quantomeno, Provarsi la pressione perché a volte si possono avere anche delle, eh, delle sorprese. Ecco. Treni regionali toscani migliorano le condizioni dei viaggiatori, lo dice un'indagine dell'Ufficio regionale di statistica. Tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media. Le condizioni di viaggio dei pendolari toscani migliorano. La conferma arriva da un'indagine dell'Ufficio regionale di statistica che ha intervistato quasi 5.000 viaggiatori tra ottobre e novembre 2015. I viaggiatori che si ritengono pienamente soddisfatti sono il 40%, mentre quelli insoddisfatti sono il 17%, 1 su 6. Nel precedente sondaggio, condotto nel 2012, le persone che si dissero insoddisfatte furono 1 su 4. Un miglioramento sensibile. Non è avvenuto a caso perché in questi tre anni sono entrati in servizio 60 treni nuovi, sono entrati in servizio treni che sono stati pesantemente ristrutturati, in questi tre anni abbiamo cercato di rafforzare molto l'informazione nei confronti dell'utenza. L'indagine condotta fra i pendolari e i viaggiatori occasionali ha evidenziato che le maggiori criticità riguardano l'igiene e la grandezza delle toilette l'impianto di condizionamento dell'aria e la puntualità delle coincidenze fra i treni e il trasporto su gomma. Tre anni fa l'assessore ai trasporti Ceccarelli, insieme al presidente della regione Enrico Rossi, aveva intrapreso una serie di viaggi per denunciare pubblicamente le precarie situazioni dei treni toscani. Non gliene abbiamo perdonata una, montando sui treni, facendo proteste, io direttamente come presidente. Ho visto che sono venuti in Toscana dirigenti nuovi, giovani, noi per conto nostro abbiamo messo anche più soldi, molti, però siamo stati anche un po' come dire pretenziosi perché ferrovie poi rispettasse gli impegni che si era assunti. Parliamo adesso del carburo, una delle vie più dimenticate di Portoferraio. Dopo esserci occupati delle buche sulla strada che poi sono state tappate, adesso parliamo di cartelli inutili che si trovano nella via. Vediamo tutti i dettagli. Aggiornamenti da Via del Carburo, una delle più dimenticate di Portoferraio. Solo qualche settimana fa mettemmo delle foto relative ad alcune buche ed auto abbandonate nella strada e per fortuna alcune buche sono state tappate da Asa, il gestore del servizio idrico che evidentemente ne era responsabile. Ne era rimasta una di buca nell'asfalto tappata in seguito un paio di giorni prima della festa del Pulcino di calcio giovanile, ospitata l'8 maggio scorso dallo stadio Antonio Lupi. Nella stessa occasione un'altra contraddizione: manifesti, volanti di divieto di sosta attaccati su un cartello permanente, quello del giudice di Pato. Che invece andrebbe rimosso per non dare una falsa indicazione, visto che l'ufficio è stato trasferito ormai da anni in via Guerrazzi. I manifesti volanti sono ancora lì, insieme a Transenne. Speriamo che qualcuno, eh, quando viene, li tolga e si ricordi di far rimuovere anche i cartelli del giudice di pace. Non ci sono altre notizie per questa edizione del Telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo che per gli aggiornamenti e le notizie della nostra isola è possibile leggere il giornale online tnews.it. Vi ringrazio per la cortesia e attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.